Quindi a questo punto, questo mese quanto hai guadagnato? Sembra di aver fatto un 7%, 6-8% nel Io mese qua di. la tua performance sono 1156 euro su 19.500 che adesso è arrivato Esatto. il... Ciao Andrea, come stai? Bene, Max, grazie. Anche tu? Bene, grazie. Sono in Thailandia e mi dicevi prima che tu sei stato qui qualche tempo fa. Sì, ho fatto 7 anni fa un capodanno meraviglioso in Thailandia, tra Phuket e Phi Phi Island. Ho fatto un bel giretto con alcuni amici, è stata un'esperienza che rifarò perché è un posto straordinario. Tra l'altro devo andare a Phi Phi Island. Ieri siamo stati a uno show che si chiama Simon Show. Non so se l'hai visto. No. Stupendo, uno spettacolo teatrale stupendo con Lady Boy. E devo dire che sono bravissimi. Hanno fatto una cosa straordinaria. Siamo stati ieri con Mirella e veramente da incanto. Le riprese erano proibite, ma insomma ci tengono nei loro format. Però è veramente una bella esperienza. Te lo consiglio se torni. Settimana prossima andiamo a vedere invece uno con i balli tipici della Thailandia. Allora, il copione prevede prima domanda: come ti chiami e cosa fai nella vita? Let's go! Allora, mi chiamo Andrea, sono un libero professionista e lavoro nel campo degli eventi. Ah, negli eventi, tipo? Eventi musicali, culturali, qualcosa anche enogastronomico, quindi ci divertiamo. Allora apprezzerai ancora di più lo spettacolo che ti ho consigliato. Domanda numero due: perché hai deciso di fare trading e soprattutto da quanto tempo lo fai? Lo faccio dai tempi dell'università, quindi da più di 20 anni. Ho studiato economia e commercio e quindi un po' per studio, un po' per interesse collaterale allo studio, mi sono avvicinato al trading, diciamo da autodidatta per lo più, con qualche rudimento di quello che imparavo all'università, però devo dire che l'esperienza sul campo e poi l'affinamento delle strategie, anche grazie a situazioni come la tua che ho incontrato nella vita, mi hanno aiutato a migliorare, diciamo. Quanti anni hai adesso? Io ne ho 46. Allora siamo lì, hai 2 anni meno di me, io ne ho 48. Quindi è tanto tempo che lo fai questo tipo di attività, no? Perché insomma, da quello che Ho mi racconti, iniziato anche a una laurea. 20 anni. Sì, 21 anni, ho iniziato al terzo anno di università quando si facevano gli esami di queste materie più finanziarie. Ma all'università, quando parlavano di queste cose, ti dicevano che si poteva utilizzare questo per speculare, eccetera, non si entrava nel tema o ti dicevano che non era possibile? Com'era dal punto di vista dell'esperienza scolastica? No, diciamo che era molto nozionistico, anche con pochi consigli e anche poche informazioni, anche perché considera che parliamo Sì. degli anni, fine anni 90, quindi il trading online era ancora abbastanza ai Sì. primordi per quanto riguarda l'Italia e ti spiegavano un po' le caratteristiche principali di analisi fondamentale tecnica, ma non ti davano un pensiero di fare poi operatività, quella viene da magari l'età, da qualche soldino messo via, da qualcosa che leggi su Milano Finanza piuttosto che qualche Esatto. notizia che gira qua e là, ma anche il web era molto diverso da quello che è oggi, non c'erano i social, insomma, era un Non altro c'era neanche il mondo. web perché stiamo parlando degli anni 90. Quindi il Io web. mi sono 99-2000, sì, insomma, eravamo molto agli inizi di tutto, ecco. A questo punto ti chiedo, come mai hai deciso di aprire la nostra community operativa? Con tutte quelle che ci sono, al di là magari che ne hai avute anche altre di esperienze, che cosa ti ha attratto, perché hai deciso, che cosa ti ha in qualche Allora, modo. in realtà non ne ho avute di tante altre, mi sono sempre informato che fossero appunto quotidiani, blog, eccetera, eccetera, però aderire a community non mi era mai successo. Ho sentito parlare di te da un amico che è il mio amico d'infanzia, con cui ho condiviso anche tante avventure di trading ai Magari gli tempi suona. dell'università. Eh? No, no, lui è di Padova come me. E è un amico d'infanzia mio con cui ho condiviso, dicevo, tante avventure di trading al tempo dell'università, che è iscritto con te alla community dei codiciani. Ecco.
e che mi aveva, perché lui è appassionato di Forex, e mi aveva detto: guarda, che sto seguendo Max Mereghetti. Lui si è da più tempo mosso nel mondo appunto delle community, eccetera, e mi ha detto: mi sembra molto serio, pubblica i risultati, mi sono documentato un po' su internet, eccetera, mi ha girato un po' di articoli su di te e mi ha detto: guarda che fa anche azioni, che a me infatti interessavano di più del forex, che non è il mio campo. E quindi mi sono avvicinato per curiosità, ho cominciato a guardare un po' di video tuoi su YouTube, mi sono iscritto al canale Vivere di Trading su Telegram, quindi ho fatto il classico approccio di chi annusa il territorio, però ho notato sì, una serie di aspetti stimolanti per approfondire. E poi mi sono iscritto a Sbanchiamo Wall Street a marzo 2022, ho già rinnovato a marzo di quest'anno. E poi ho anche acquistato la Large Trader un anno fa, praticamente, quindi ho voluto investire su questa esperienza, sapendo che come tutte le esperienze puoi investire e non essere soddisfatto, ma se non investi non capisci. E quindi volevo vedere da dentro la stanza cosa succedeva e non solo da quello che era di pubblico dominio, diciamo. Ti dico la verità, uno dei miei più grandi rammarici è di non aver dedicato abbastanza tempo alle azioni americane da prima, però vabbè, insomma, non tutte le cose arrivano, a guardate che arrivino per tempo, insomma, come dici tu. Il dubbio che ho avuto, se Il ne ho dubbio più avuti grande che prima hai di avuto prima di acquistare. decidere di acquistare, sì, prima di decidere di entrare definitivamente. Ma il dubbio ce l'hai sempre quando stai spendendo dei soldi, tanti o pochi che siano, in qualcosa che è immateriale e che è di fatto un servizio di cui fruirai senza avere una certezza del risultato, no? Diciamo che poi tu ti sai vendere bene, nel senso buono del termine, e quindi, ma non sei l'unico che si sa vendere bene, almeno dal punto di vista commerciale, no? E anche promozionale. Per cui diciamo che c'era questa incertezza se entrare o meno, dovuta al fatto che sembrava tutto troppo bello, e tutto troppo ben spiegato, tutto troppo in qualche maniera, non dico semplice, perché poi di semplice non c'è niente, e poi soprattutto quando investi i soldi tuoi, non è che è un copy trading dove tu garantisci per iscritto un risultato, no? Però c'era quel minimo di diffidenza, forse perché sembrava appunto tutto troppo ben fatto e alla portata. Dopodiché è anche vero che appunto, come sempre, bisogna provare le cose. E forse se c'è tutta questa informazione che tu dai, suffragata anche da articoli, da notizie, anche da soprattutto la cosa importante tua, da soldi veri, come dici sempre tu, quindi da un conto operativo reale, non da cose costruite magari ad arte con una buona grafica, vale la pena quantomeno fidarsi di quello che si ascolta. E poi metterti alla prova, come giusto che sia. Non era un contratto per la vita che si rinnova automaticamente, ma era un ingresso, almeno per Sbanchiamo, che si rinnova, addirittura nel caso di 12 anni è lifetime. Per cui uno dice: vabbè, nel trading si perdono tanti soldi a volte per intuizioni sbagliate, facciamo finta che sto acquistando un titolo e che ho uno stop loss che vale la perdita del Esatto. costo del Long su servizio. Max Mereghetti. No, su E Max una volta Mereghetti che con... sei esatto, una volta che sei entrato, cosa hai scoperto dopo che abbiamo iniziato a smanettare e Ma allora, ho affrontare il mercato e tutto? scoperto innanzitutto questo dualismo vincente tra la strategia speculativa tua e l'investing del big money, che mi ha sicuramente sensibilizzato molto sul money management, risk management e anche sulla capacità di valutare se operare in una strategia piuttosto che in un'altra a seconda dei momenti di mercato. E questo, insomma, è un aspetto che mi è piaciuto molto perché può soddisfare il trader che vuole sia speculare sia fare investing. E poi la tua quotidiana praticamente operatività o comunque presenza nell'interpretare il mercato, nel dare consigli, nel segnalare dei titoli, nel come gestire
una strategia magari di uscita da un titolo piuttosto che appunto gli stop loss a zero che stai mettendo questi giorni per far capire che si può far correre il profitto ma non c'è perdita nella peggiore delle ipotesi. Quindi sì, ho apprezzato una serie di cose che in parte bastavano, fossero stimolate perché le avevo dentro in qualche maniera, avendole fatte già anche io in Certo. passato, avendole studiate, ma che spesso erano frutto di, cioè non di una strategia ben strutturata e solida. E quindi nei momenti di euforia del mercato compri e guadagnano tutti e sembra che sei un grande, e nei momenti difficili sembra che stai buttando via quello che ti sei messo da parte in tanti anni di sacrifici e non capisci dove stai andando e cosa bisogna fare. E ti senti anche stupido, aggiungerei, no? Cioè, puoi anche non dormire la notte certe volte quando ti capitano delle situazioni più grandi di te. Quindi diciamo che mi sembra di aver acquisito anche un po' più di sicurezza e consapevolezza. Ecco. Quindi a questo punto, questo mese quanto hai guadagnato? Allora, io Io ho il tracker qua davanti. Ah, ho due. ok, ne hai due. No, allora ti spiego, io ho un account su Fineco di vecchia data che ho utilizzato negli anni prevalentemente per operare nel mercato italiano e me ne sto allontanando sempre di più grazie anche all'esperienza con voi, quindi mi sto spostando quasi esclusivamente sul mercato americano, però quello è l'account che ho da tanti anni e dove faccio però prevalentemente investing. Quello chiaramente non era oggetto del contest, però anche su quell'account, soprattutto col portafoglio del Big Money e con alcuni consigli anche che ho preso dalla tua operatività, insomma, ci sono stati performance interessanti. Adesso parliamo del mese di novembre, comunque più del 10%, quindi comunque un mese soddisfacente in un anno soddisfacente, ovviamente. Poi io, grazie a te, ho conosciuto Interactive Brokers che non conoscevo. Sono partito con piccole cifre, un po' per la diffidenza che purtroppo c'è verso i conti stranieri, cioè Certo. un po' per la questione magari anche che non sono sostituti d'imposta, quindi dopo devi un po' gestirti le tasse, un po' perché non hai mai una controparte fisica reale come il consulente dello sportello, ma hai un'entità che poi in realtà scopri essere forse molto più solida di tutte le banche italiane Quotati dove in puoi borsa, avere il certo. conto. Esatto, però sai, all'inizio mettere dei soldi in un conto così e operare appunto in questo modo lo fai magari a piccoli passi. Quindi su questo conto faccio trading speculativo puro, non ho molti soldi, però mi sembra di aver fatto un 7%, 6% nel Io mese qua di. la tua performance sono 1156 euro su 19.500 che adesso è arrivato il conto. Quindi a questo punto la domanda è: ti è andata di culo o sei arrivato alla Beh, allora, conclusione in modo strutturato? Da quello no, che racconti, calcola che la sembrerebbe un buon performance lavoro. è del mese, ma se tu mi avessi chiesto la performance dell'anno, siamo intorno al 50%. Ah, allora ho sbagliato a farti la domanda, mi dovresti mandare anche quella dell'anno, Nel mandamela. senso che il conto era con 15.000 euro investiti di capitale, che adesso a novembre erano 19, appunto, e 6. E c'è stato un momento dove è sceso a 13 e mezzo anche, ci sta, però Ci dal sta? momento dove è sceso a adesso appunto sono più del 50% tra il recupero e il guadagno, e quindi sì, da questo punto di vista un po' per la facilità anche di investimento su Interactive Brokers, commissioni basse e possibilità quindi anche di portare a casa guadagni in percentuale buoni, ma pagando poco come commissioni, quindi senza investire grandi cifre sul singolo titolo. Io metto Esatto. 1.500 euro, 2.000 sul titolo, non metto cifre esagerate, visto che comunque parto da 15.000 e magari opero su Certo. 5, 6, 10 titoli al massimo. Però la performance è stata più Quindi che non è soddisfacente. spingendo tanto, usando la leva e tutte quelle robe No. là che hai fatto il risultato, ma facendo in modo intelligente, eccetera, eccetera, costruendo un pezzo alla volta. La leva, come insomma, ho imparato anche da te, l'ho minimizzata veramente tantissimo. E purtroppo in anni passati, se da un lato magari negli anni del Covid, dove
ripartiva tutto a bomba, mi ha dato anche soddisfazioni perché la leva chiaramente se quando ti va bene le cose ti fa numeri, però cioè, in più di qualche occasione mi ha fatto un po' male e quindi ho imparato a lasciarla un attimo lontana dalle tentazioni. Adesso che è passato questo annetto, insomma, perché alla fine siamo a fila 2023, pensi che sia, per quanto sia difficile stare a mercato, più semplice il concetto di come devi gestire le cose? Cioè, la macchina ti sembra che la puoi guidare spontaneamente oppure ti senti un po' più padrone della macchina da questo punto di vista? Assolutamente sì, sì. Sia dal punto di vista proprio della strategia, che era forse quello che mi mancava, ma anche dal punto di vista delle informazioni che è giusto acquisire prima di acquistare un titolo. Cioè, io negli anni ho investito tanto, per fortuna non mi sono mai fatto del male da pentirmi di essere entrato in questo Bravo. Mondo. Ho fatto tante operazioni anche sbagliate, e qualcuna ce l'ho ancora sul groppone. Però prima le operazioni erano frutto di un'informazione un po' superficiale, di un po' di intuito pensiero magari di essere quello che ha capito tutto di un titolo e quindi ci butta i soldi, e anche la strategia psicologica era non sempre solida. E quello che ho imparato e sto imparando, perché non si finisce mai di imparare, sono solo all'inizio, con te, con voi, perché ci metto anche il big money dentro, e è intanto informarsi meglio e possibilmente bene, e non prendendo le notizie un po' che si leggono qua e là, quindi analisi fondamentale. Ho scoperto Guru Focus, che non conoscevo, ho scoperto tutta una serie di strumenti che voi usate, e ovviamente un pochino di analisi tecnica se fai trading speculativo, ma chiaramente aiutandoti con l'interpretazione che danno le persone come te che la masticano da anni, e quindi insomma quantomeno cercando di capire come voi la interpretate, e poi una strategia giusta che possibilmente tieni nel tempo, perché poi il problema del mercato è che come cambia qualcosa ti rimetti sempre in discussione e pensi che devi fare il contrario di quello che magari era la tua strada giusta, no? E invece io adesso, grazie per esempio al pensiero dell'investing che non avevo forse sviluppato bene, ho una posizione su Meta dove sto guadagnando il 110%, come magari molti che sono entrati su Meta a $150, voglio dire, e che però in passato avrei già venduto 10 volte, nel senso che come vedevo un 10-15%, bene, certo, porto a casa. E poi magari la ricompravo già che era salita di un altro 30, e quindi adesso so che ci sono delle situazioni dove anche se fa gola il profitto che potresti portare a casa, devi tenere la posizione, perché il titolo comunque può esprimere una crescita nel tempo. Poi che non significa essere avidi, ma sviluppare quel risk reward, quella traiettoria che fa parte del gioco. Un po' la Warren Buffett, se ci pensi, per alcune posizioni non c'è motivo di liquidare, poi se il mercato gira e comincia a venire giù puoi anche vendere e poi ricompri, magari non basso come prima, ma ricompri, però se non ci sono le condizioni non è che siccome vedi un guadagno allettante lo porti a casa, anche perché poi quei soldi dove li metti? Cioè devi trovare un titolo che... Cosa fai? Che al limite può fare un più 100%, ma sai, non è che li trovi così facilmente. Quindi, ecco, diciamo che la macchina mi sento un po' più sicuro, posso andare a 30-40 km all'ora più veloce e non sbando, ma non posso andare a tavoletta perché non me la sento ancora. Quindi, insomma, il fatto di avere il copilota vicino mi permette di muovermi costantemente bene, e quindi per questo motivo sono con voi e ho intenzione di continuare. A questo punto io ti ringrazio, però ti chiedo prima di tutto cosa diresti alle persone che ci stanno guardando e che si stanno chiedendo se appunto entrare nelle nostre community, e poi ti faccio un invito finale. Allora direi che la community è interessante, seria, professionale,
ha un rapporto rischio-rendimento, visto che parliamo di investimento, profittevole, non tanto perché si ripaga col guadagno, perché poi quello può succedere, spesso succede, secondo me, perché le cifre sono comunque cifre, da un punto di vista di chi investe migliaia di euro, abbordabili. Ma non è tanto quello il discorso. Si ripaga magari anche con il ritorno economico, ma è come acquistare un corso, fare un master, voglio dire, che non dura però il tempo delle 8, 10, 16, 20 ore di lezione, ma è un master che magari ti dura un anno. Allora io dico, non è tanto quello che riesco a guadagnare grazie ai vostri consigli, ma è quello che non perdo più grazie ai vostri consigli. Ah, bello questo. Perché negli anni magari ci ho preso diverse volte, mi è andata bene con alcuni titoli, ma ci sono degli errori che ho fatto e che adesso probabilmente non farò più o farò molto meno comunque, che mi hanno fatto perdere dei soldi che sono sicuramente di più di quello che mi costa far parte di una community di questo tipo. Quindi alla fine avere una guida, che tra l'altro nel vostro caso appunto è una guida sia per chi fa trading sia per chi fa investing, che ti permette di muoverti un po' più a tuo agio nel mercato, anche nei momenti di burrasca dove addirittura puoi pensare di andare short o comunque di stare fermo e di non farti prendere dalla frenesia di acquistare subito perché il titolo scende del 10-15%, ma perché magari scenderà del 40%. Allora io dico avere una guida di questo tipo ti permette di ottimizzare gli investimenti, magari facendo meno errori e quindi meno perdite, e poi in alcuni casi facendo anche dei bei profitti, come è stato quest'anno, che magari è stato un anno eccezionale o comunque positivo, quindi non è detto che si ripeta sempre, ma anche l'anno scorso, che è stato un anno meno positivo, io comunque ho visto nel semestre che sono stato con voi molta più serenità nell'affrontare i mercati in un momento che di sereno era poco, insomma. Eh sì, il 22 è stato uno degli anni che ricorderemo come più difficile da un bel po'. E il 23 era insidioso perché sì, alla fine la borsa ha chiuso positivo, ma vai a saperlo che in un anno così. A questo punto ho un invito per te, che puoi decidere di accettare oppure no. Un amico, credo dei Codiciani in realtà, ha detto: ma perché non inviti le persone che hanno fatto bene questo mese, che intervisterai, a venire a fare un webinar con tutti o a porte chiuse per la community a raccontare la loro esperienza? Perché sai, l'esperienza in questo caso penso che serve un po' anche a confortare, no? Cioè il fatto, uno come me che ha fatto una. Quindi se ti fa piacere l'invito te lo faccio ufficialmente e la risposta poi ce la puoi far sapere senza che ti No, impegni ma ti pubblicamente. posso già dire di sì, dopo, compatibilmente con chiaramente Sì, l'orario ovvio. e il giorno, però a parti invertite avevo già sentito tra l'altro questo Vero? annuncio del tuo amico, insomma del vostro iscritto, e credo che a parti invertite anche a me farebbe piacere ascoltare esperienze di persone come me, perché alla fine parliamo di esseri umani, di appassionati di trading, di gente che investe soldi, per cui non si tratta di casi di studio che vengono dall'altra parte del mondo dove vabbè, prendi Certo. quello che viene però con la tara giusta. Qui si tratta di persone che si confrontano su qualcosa che li accomuna e dove sicuramente è arricchente il fatto di mettere le proprie esperienze sul campo. Poi insomma non è l'anonima alcolisti, voglio dire, Allora, siamo tra se ti fa persone che piacere, fanno. non solo portiamo la tua testimonianza come adesso, per carità, ma magari prendiamo qualche trade che hai fatto. No? Che hai deciso tu, che hai deciso insieme, e facciamo una disamina sulle motivazioni, eccetera, su quello che ti ha portato a tenerlo, cioè capiamo tecnicamente cosa hai fatto e la consapevolezza che man mano maturi che ti porta, perché credo che quando è come quando ci sono i problemi di coppia, no? Se ti dà il consiglio qualcuno, ti dà il consiglio che darebbe a se stesso, però vederlo su un'altra situazione arriva, no? Arriva giù in fondo. Quindi io farei questa cosa qua, se sei d'accordo. No, sono favorevole, disponibile. Perfetto. Allora ti ringrazio per tutto, ti faccio i complimenti per il mese, ti chiedo di mandarci track record, allora quello dell'anno, che fa più Va figo bene. ancora, perché dà costanza, ti
tanto sei in contatto con Flavia, così. Sì. E poi adesso chiudo la registrazione e facciamo due chiacchiere io e te, se ti fa piacere, Volentieri. mi racconti un po'. Allora, chiudo Certo. la registrazione, intanto ti saluto e ti ringrazio per chi ci segue e vedrà solamente fino a questo punto. Grazie mille Andrea e alla Grazie prossima. a voi. Ciao.